Buongiorno. Bonjour Buongiorno. Catherine, Bonjour bonjour. Paolo. Grazie al Salone del Libro per questa opportunità. Albert Camus è morto 60 anni fa in un incidente d'auto. Era molto giovane, aveva 47 anni. 3 anni prima aveva vinto il Nobel per la letteratura. I suoi libri, i suoi romanzi sono fra i testi in assoluto più letti in Francia, anzi, lo straniero, dopo la Bibbia e dopo Il Piccolo Principe, è in assoluto il libro al mondo di tutta la letteratura mondiale più letto in Francia. Eppure Albert Camus non si sarebbe definito uno scrittore. O almeno non solo uno scrittore, perché per Albert Camus il romanzo, l'opera teatrale, il saggio filosofico, filosofico-politico e il giornalismo costituivano quattro attività che Camus considerava sullo stesso piano, dello stesso valore, delle forme diverse, ma della stessa creatività. E dello stesso impegno, visto che Camus ha sempre considerato come la qualità fondamentale della sua vita poi l'essere cittadino e quindi partecipare alla vita collettiva attraverso le sue opere, il cui filo rosso era dato dal dovere della verità, dalla fedeltà alla verità. Camus più volte ha spiegato nei suoi taccuini che procedeva per cicli, che immaginava contemporaneamente un romanzo, un saggio filosofico e un'opera teatrale, e un tema. Il primo, il ciclo dell'assurdo, il secondo, il ciclo della rivolta, il terzo, che aveva in mente e che potrà solo abbozzare in un romanzo uscito postumo straordinario, Il ciclo dell'amore. E il fatto che lavori insieme su tutti questi aspetti è dimostrato dal fatto che incomincia contemporaneamente, giovanissimo, a 19 anni, a scrivere i primi articoli di critica letteraria, a 20 anni, i primi racconti, pochi anni dopo una prima opera teatrale rivolta nelle Asturie, e poi nel 38, a soli 25 anni, diventa giornalista professionista e scriverà alcuni anni dopo: "Sono un giornalista di professione e la professione di giornalista è una delle più belle che io conosca". Catherine, io vorrei domandarle, lei, quando suo padre è morto, lei era molto giovane, aveva 14 anni e mezzo. Quindi i ricordi di suo padre sono i ricordi di una bambina, al massimo di una ragazza nella prima adolescenza. Lei ha dei ricordi di tutte queste attività multiformi, poliedriche di suo padre, che poi davano quasi sempre luogo a grandissimi dibattiti, pubblici che hanno fatto epoca? On savait pas que mon père était un écrivain célèbre. Mon Non frère et sapevo moi, on che ne le mio savait padre pas. fosse uno scrittore Donc, celebre. Io e mio fratello non lo sapevamo. quand mon père était avec nous, Quando on mio jouait papà era con au foot, on noi, allait giocavamo al pêcher. calcio, andavamo a Et surtout, pescare. il était très pudique, il parlait pas de lui. E non Donc, parlavamo tanto di questi sur ce aspetti legati côté-là, al je me suo souviens lavoro. seulement qu'une Mi fois, ricordo après l'avoir soltanto che una volta je suis arrivée au salon, il était assis. l'ho Et visto j'ai eu in l'impression qu'il salotto, était era triste. seduto, ho avuto l'impressione che fosse Et molto je lui ai dit, triste mais papà, e gli ho sei detto: triste? papà, Il m'a sei risposto, il a triste. levé les yeux E et m'a lui ha alzato gli detto, occhi e ha sono detto: solo. sono solo. Et moi, a 8 ans, je savais pas Io lui a 8 anni8 anni que j'étais avec lui. non potevo dirgli che ero comunque Mais al suo sinon, non, fianco, je n'ai pas. se no no. Bon, maintenant, ça fait 40 ans que j'ai perdu Adesso son œuvre, donc sono passati je anni. connais pas mal È de 40 choses, anni che leggo le sue mais opere, quand il conosco est molto di mort, lui, ma non savais quando ha même pas qui perso la était. vita non sapevo neanche che fosse così famoso.
Dunque, in qualche modo suo padre e sua madre separavano ogni attività pubblica dal rapporto con voi, vi proteggevano dalla notorietà pubblica di Albert Camus, dalla sua fama. Completamente. Assolutamente sì, certo. La celebrità, la notorietà. Quando eravamo in casa, in vacanza con mio padre. Non c'era nessun altro con noi, solo i nostri amici più intimi. Martin Dugard, Charles, Brice Parrain e Louis Giroux. Mais sinon, altrimenti, mio papà arrivava con i chewing gum in tasca. E quando i nostri amici ci portavano i chewing gum, potevamo mangiarli con lui. Ma eravamo al riparo da questo ambiente intellettuale. Eravamo completamente al riparo. Lei mi ha raccontato una volta che suo fratello gemello trattava suo padre anche con delle battute, perché non sapeva quanto fosse famoso. Ah no, e mio frère no, no. Il si disputait avec mon père. Mio padre, mio fratello litigava talvolta con mio padre e si alzava dal tavolo. Scappava e trattava mio padre come uno scrittore di serie B e mio padre rideva tantissimo. Io non so se a questo punto il collegamento con Roberto Saviano c'è, non lo vedo. Allora continuiamo con lei, dice Catherine. Lei però... D'accordo. Lei, appena diventata adulta, ha non solo quando è morto suo padre, ha scoperto che suo padre era una delle figure pubbliche più importanti della Francia, non solo della Francia, ma poi nella sua vita adulta ha cominciato a occuparsi sistematicamente delle opere di suo padre, delle polemiche che continuavano ad esserci attorno alla sua opera, nella difesa della sua memoria. E allora, delle tante controversie che ci sono state, che si sono prolungate e si prolungano tutt'oggi, quali sono quelle che lei considera le più importanti, ma anche forse le più ingiuste, le più dolorose? Quali sono gli attacchi contro Albert Camus che l'hanno colpita di più e in che modo pensa di aver difeso la memoria di suo padre? Non difendo la memoria di mio padre perché si difende da solo. Io sono molto orgogliosa di lui. I dittatori lo odiano. 60 anni dopo la sua morte è ancora sulla cresta dell'onda. Sono molto orgogliosa, ma non difendo la sua memoria. Gestire la sua vita per lui è stato molto complesso. Mio padre era sempre a fianco degli esseri umani, non era né di un campo né di un altro, aveva il pensiero del sud, il giusto mezzo, non c'era un'orchestra dietro di lui, non c'era nessuno. Allora, per quelli che erano a destra era troppo a sinistra, per quelli che erano a sinistra era troppo a destra. Non so, gestire la sua vita è stato molto difficile, ma continua ancora. Prima di arrivare all'Algeria, che naturalmente è stato sempre una presenza fondamentale nella vita di suo padre, che anzi avrebbe desiderato come soluzione del problema algerino una vera e propria federazione fra la Francia e l'Algeria con diritti civili e diritti di voto uguali sia in Francia
che in Algeria una tesi che viene considerata nella sinistra sorta di tradimento della rivoluzione algerina e a destra ovviamente una sorta di tradimento della Francia. Ma tutte queste polemiche saranno successive alla grande polemica dell'inizio degli anni 50, perché il secondo ciclo delle opere di Camus è il ciclo della rivolta. La rivolta per Camus è la risposta e la soluzione alla condizione umana, che è la condizione dell'assurdo. Perché l'assurdo? Perché la lucidità ci impone di riconoscere che l'universo è pieno di senso e di scopo e che dentro l'universo anche la nostra vita in sé, la comparsa stessa dell'uomo, è priva di senso, non ha scopo alcuno, è il frutto di quello che Camus, in una sua frase famosa, chiamerà il caso re, che le religioni si illudono di esorcizzare. Per Camus, però, l'uomo può sfuggire all'assurdo proprio attraverso la rivolta, perché la rivolta consente di trasformare l'individuo, che in sé è un insensato solitaire, un individuo atomizzato, la rivolta diventa un solitaire solidaire, dunque un uomo che è insieme agli altri uomini, che partecipa alla rivolta. Per cui, parafrasando una frase famosissima di Descartes, Francia tutto lo conoscono, scriverà: l'uomo in rivolta dice mi rivolto, dunque siamo, la consapevolezza di essere in comune nella rivolta. Ecco, io continuo a considerare l'uomo in rivolta una delle opere filosofiche capitali della nostra epoca. Sarà però l'uomo in rivolta il saggio che scatenerà il conflitto con Jean-Paul Sartre, una rottura famosa. Lei come a posteriori, come ha riscoperto questa rottura fra Camus e Sartre, e rottura che per molti anni è stata, diciamo, per Camus l'ha messo in una condizione di solitudine, quella che lei prima richiamava in quella frase che le disse di tristezza a suo padre, perché Camus si trovò molto isolato nella sinistra, che pure considerava, lo scrisse più volte, la sua famiglia. Come giudica, come ha giudicato lei poi questo scontro fra suo padre e Sartre? D'abord, je voudrais dire que vorrei dire prima di tutto tutto questo è molto, molto astratto. Quello che lei mi ha detto è molto astratto. La rivolta è la vita, è la vita stessa la rivolta. E quindi solidale, sì, certo, mi rivolto, ci rivoltiamo, quindi siamo, colui che si è rivolta è quello che dice no, ma che dice anche sì, si è rivolta per un qualcosa, per qualcosa. Trovo la controversia tra Sartre e Camus, beh, penso che la pensée du midi sia estremamente importante, soprattutto oggi. Oggi, come prima, tutto o è nero o è bianco, ma in realtà la vita non è così netta. Bisogna scegliere, bisogna trovare una giusta misura,
nella pensée de Meiji. Di cosa si tratta? Si tratta di una tensione permanente tra tutte le diverse contraddizioni, ed è questo che fa la vita, è questo che è importante oggi. L'uomo in rivolta. Beh, gli studenti di Hong Kong ne parlano, i cinesi. Ogni volta che c'è rivolta si fa appello a papà, si ricorda papà. Io credo che l'elemento fondamentale che all'epoca scatenò il grande conflitto è che per Albert Camus la rivolta aveva e doveva mantenere un fondamento morale, mentre per Sartre l'importante era la storia e il destino della storia, e il conflitto era fra Camus, che nel suo libro, che io considero straordinario, in ogni suo capitolo c'è una ricchezza di analisi dei diversi momenti della storia e del pensiero, Camus riesce a far vedere come la divinizzazione della natura o della storia porta a far sì che le due rivoluzioni più importanti, la rivoluzione francese e la rivoluzione russa, la rivoluzione francese nel suo periodo di terrore e la rivoluzione russa quasi immediatamente dopo la primissima fase, trasformano quello che è un sacrosanto senso di rivolta contro l'ingiustizia in forme nuove di oppressioni. Ma perché? Perché nella rivoluzione francese è un'ideologia, una questione di ideologia. I cittadini della rivoluzione francese diventano la volontà generale, un'astrazione. Allora chiunque dissenta, per Saint-Just e per Robespierre, diventa non un dissidente, ma diventa un traditore in combutta con i nemici della rivoluzione. E con Stalin e già con Lenin questa logica arriverà al parossismo. Per cui a me sembra che in qualche modo Camus ponga l'alternativa: o la morale o la pretesa che la storia decida su ciò che è giusto e su ciò che è sbagliato. E da qui delle pagine bellissime di critica a Hegel, di critica a Marx. Dirà: il marxismo giustifica in nome della rivoluzione la lotta ormai sanguinosa contro tutte le forme di rivolta, dimostrano come solo il sindacalismo rivoluzionario, i gruppi minoritari libertari, solo la Comune di Parigi rimangano la vera tradizione della rivolta. E c'è una frase che mi ha sempre colpito moltissimo di Camus, quando dice: ogni rivoluzionario finisce come oppressore o come eretico. E naturalmente Camus aveva scelto la parte dell'eresia. Lei come ricorda? Dice che la democrazia è il rispetto delle minoranze. Non è la legge della maggioranza, la democrazia è il rispetto delle minoranze. E lei questa idea del rispetto degli altri come la ricorda in suo padre? È stata una legge che non è mai stata infranta. Ogni essere umano è un essere unico. E quindi bisogna rispettare la sua vita, gli si può voler bene o no. I Le Pen, per esempio, certo non li adoro, ma devono comunque potersi esprimere. Perché? Perché vige la democrazia. Ma per rispettare bisogna essere capaci di ascoltare gli altri. Oggi tutti parlano attraverso slogan. E molto, molto, molto in fretta. Ho ascoltato una persona poco fa che parlava alla radio, parlava in modo veramente molto rapido. Ma noi abbiamo la nostra testa e le gambe per andare avanti e per camminare. Questo è quello che mi ha insegnato mio papà.
E je pense qu'aujourd'hui, oggi, avec le coronavirus, con il coronavirus, peut-être que les gens forse oggi con il coronavirus, le persone hanno capito che è necessario dicono rallentare. Dicono che dobbiamo chiudere. Io spero che i tanti lettori in questo periodo della peste di Camus scopriranno anche il Camus giornalista, il Camus filosofo, che io credo rappresenti una pensiero straordinario e attualissimo per il futuro. Grazie a tutti.